Buonasera a tutti dal vostro Alessandro Benigni e bentrovati per una nuova puntata di Teleconsiglio Regione. Il Consiglio regionale della Toscana si è riunito in seduta solenne per omaggiare i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri al Teatro della Pergola a Firenze. Tanti ospiti illustri per un momento importante, apice di un programma di celebrazioni ricco di appuntamenti, dalla mostra artistica Dante Pop al libro Nel mezzo del cammin. La Toscana ha ricordato in tantissimi modi il sommo poeta. È un modo per dire grazie al più grande toscano, a Dante Alighieri, che ha segnato la storia della nostra regione, del nostro paese, la storia della cultura nel mondo. È un modo, attraverso le parole del presidente Gianni, del direttore Schmidt, del professor Casadei, per ricordare una figura davvero tra le più importanti della nostra terra. È un modo per attualizzarla, per portarla qui, oggi, nel nostro tempo. Il messaggio che Dante ha lanciato ormai 700 anni fa è qualcosa di potente anche oggi. Un messaggio straripante nella sua grandezza, un modo davvero per cercare non solo di guardare a quello che è stato, alla Firenze di quel tempo, all'amore per la Toscana. Dante ha raccontato la Toscana sia dove c'è stato, sia dove ha avuto il modo solamente in esilio di poter vivere quel tempo, di raccontarci una Toscana che è anche la Toscana di oggi. Insomma, davvero noi attraverso questa iniziativa come Consiglio regionale vogliamo costruire le condizioni perché i ragazzi più giovani possano conoscerlo, possano apprezzarlo. Lo abbiamo fatto con l'iniziativa oggi solenne, ma l'abbiamo fatto anche con le nuove forme di tecnologia. Pensate all'Avatar, che è un modo moderno per raccontare la grandezza di Dante. Antonio Mazzeo, come Presidente del Consiglio regionale, ha fatto bene insieme all'Ufficio di Presidenza a trovare una giornata che potesse nell'avvicinarsi al 13 settembre, il giorno 700 anni fa della scomparsa di Dante Alighieri, la possibilità di dare riconoscimento da parte della Toscana, perché poi Dante in realtà, quando si autodefinisce nella Divina Commedia, penso al canto con Farinata degli Oberti, il decimo dell'Inferno, penso al canto nel Paradiso in cui rievoca le sue origini, si definisce sempre tosco, toscano, forse anche un po' perché lui, radicato a Firenze, dove aveva vissuto fino al mezzo del cammin di nostra vita, la prima parte della sua vita, da Firenze ne riceve l'esilio e conseguentemente l'amarezza degli anni in cui poi lui scriverà la Divina Commedia. E molta dell'ospitalità, a parte gli ultimi anni, la troverà proprio in Toscana. Ecco che troviamo quei riferimenti nella Divina Commedia al Casentino come alla Lunigiana, alle città di Siena, di Lucca, di Pisa e a tutto un mondo che poi porta ogni comune della Toscana a sentire in qualche modo un pezzetto di Dante dentro di sé. È stato un anno già molto ricco di celebrazioni, in particolare tante biografie di Dante, tante notizie che il pubblico ha raccolto, però siamo adesso proprio all'anniversario, il 13-14 settembre, la data effettiva della morte di Dante 700 anni fa. Ed è giusto ricordare sia tutta la sua opera, tutte le sue caratteristiche e quindi come Dante ha vissuto nel suo tempo, sia il messaggio che ci lascia. Questo messaggio è sicuramente di attenzione alla realtà, attenzione all'impegno politico, alle lotte che ci devono essere ma devono anche essere superate e soprattutto però attenzione ai destini umani. E questo è molto importante perché Dante è il primo grande romanziere, il primo grande narratore che ci parla dei destini degli uomini contemporanei e quindi questi destini riguardano anche noi. Grandi personaggi come Francesca, come Ulisse, come Ugolino, li sentiamo ancora vicini perché sono davvero simili a noi. Nelle gallerie degli Uffizi hanno intrapreso tre grandi contributi all'anno di Dante e una decina di contributi molto importanti ma di misura più contenuta. Dei quelli più grandi erano la digitalizzazione completa di questo enorme tesoro che sono gli 88 disegni di Federico Zuccari che illustrano la Divina Commedia, che è andato online il 1 gennaio e che dal 25 marzo, dal Dante D, infatti corredato anche da una interpretazione accessibile
per i ipovedenti e non vedenti. Il secondo grande contributo delle Gallerie degli Uffizi era la mostra a Forlì, che è aperto ancora nel momento dell'uscita dal secondo lockdown. Enorme successo per questa mostra, che era di gran lunga la più grande dedicata alla fortuna di Dante Alighieri nell'arte dal 300 fino al 900. E il terzo contributo, proprio lunedì scorso, il direi epocale spettacolo, la drammatizzazione di 37 stazioni, specialmente con le figure meno, con i personaggi meno noti della Divina Commedia, con il regista Riccardo Massai al Giardino di Boboli, che si è trasformato per un pomeriggio in inferno, purgatorio e paradiso. È un modo per ripartire anche questo, la mostra di Sandra Regali va esattamente in questa direzione, il racconto attraverso le immagini della grandezza del sommo poeta. Noi abbiamo messo in piedi un calendario di iniziative davvero importante, penso alle tante scuole che verranno coinvolte, ai giovani che avranno così la possibilità di conoscere quel messaggio anche in forma differente, e poi penso agli eventi finali, quelli che concluderanno questi 100 giorni. Ci sarà uno spettacolo a Grosseto e a Pisa di Simone Cristicchi, che racconterà il paradiso, anche in questo caso in una forma moderna. Insomma, il nostro obiettivo è quello di portare Dante, la sua grandezza, la sua storia nel presente, nell'oggi, e farlo conoscere a quante più persone possibili. Sì, è una mostra diversa che chiaramente vi riempie di orgoglio, perché la Sandra Regali, l'artista, è di Barga ed infatti è fatta in collaborazione anche col comune di Barga. È un modo un po' diverso per leggere Dante, calarlo veramente nella società contemporanea e dimostrare soprattutto alle nuove generazioni che davvero Dante può essere anche pop, oltre che molto moderno nei messaggi e nelle parole che ci dice. Quindi credo che sia una mostra interessante, bella da vedere, diversa, che sarà visitabile fino al 30 di settembre. Sandra Regali è una pittrice molto nota nel territorio di Lucca e anche fuori da Lucca, di Barga, che presenta una mostra, diciamo, da un certo punto di vista anche innovativa, che mette, diciamo, in luce la figura di Dante all'interno di queste importanti celebrazioni, anche in chiave, diciamo, moderna e in chiave pop, proprio per avvicinare il pubblico a questo poeta che in qualche modo è assolutamente innovativo nella sua opera, come lo è la Sandra Regali oggi nella pittura. Sicuramente di grande prestigio, tra l'altro la mostra arriva dal Vittoriale degli Italiani e quindi sarà adesso a Firenze, per poi traghettare l'ultima tappa a Barga, quindi grande prestigio, grande onore, soprattutto anche per l'artista, per Barga, che ovviamente va oltre i suoi confini. E tra l'altro, insomma, abbiamo questo rapporto Barga-Firenze molto stretto, perché Barga è stata fiorentina nel nostro territorio, il nostro centro storico parla di Firenze, quindi quale migliore occasione, diciamo, per una mostra proprio qui a Firenze. Sicuramente è stato un anno importante, che ha permesso anche ai comuni di organizzare molte iniziative, così è stato anche per Barga, quindi insieme a tante realtà culturali del nostro territorio, insieme alla Fondazione Giovanni Pascoli, insieme anche alle scuole, abbiamo e stiamo ancora organizzando molti eventi proprio legati a Dante. Sì. Assolutamente pop, popolare, perché ha portato il linguaggio a tutti usando il volgare e usando frasi e motti che ancora oggi sono contemporanei e usatissimi in quello che è il gergo comune, e il significato soprattutto di queste parole, di queste sue parole, è diventato un'icona, un qualche cosa che si può usare sia in politica che in vita comune tutti i giorni. E per questo la parola pop, come popular, come l'ha resa Andy Warhol con l'arte, che l'ha voluta portare a tutti, così Dante Alighieri ha voluto portare la parola a tutti, e spero di esserci riuscita cercando di realizzare queste formelle, queste icone, per raccontare un Dante contemporaneo. Vuol portare un'Italia ancora oggi bella, il suo bel paese, ma non solo, anche un paese con
tante cose da dire, nel bene e nel male, e io ho sottolineato anche alcuni punti che sì, tutti noi possiamo essere Dante, citandoci e citando quello che è il mondo che ci circonda, ma soprattutto aspirando con delle guide come Beatrice, come tante figure importanti che abbiamo nella cultura, ispirandoci al meglio. Un modo diverso per attualizzare la Divina Commedia. Consentitemi di ringraziare davvero Alessandro Sarti per il suo dinamismo, per averci creduto dall'inizio, per ringraziare il fotografo Stanzucci, ha fatto delle foto davvero molto 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 belle, e questo è un modo per raccontare in forma diversa il sommo poeta, per avvicinarlo a tutti, e lo facciamo avendo chiesto il volto a tanti toscani famosi. Quindi grazie anche a chi si è reso disponibile per questa iniziativa benefica, perché ogni iniziativa benefica deve avere le istituzioni al proprio fianco. Compito delle istituzioni, ho sempre detto, è quello di sostenere chi è più in difficoltà, di sostenere chi con fatica è vicino agli ultimi, e questo va esattamente in quella direzione. Noi, come sapete, abbiamo messo in campo tantissime iniziative per i 700 anni della morte del sommo poeta. È un libro che nasce proprio per rendere omaggio nei 700 anni dalla morte di Dante, lo ha voluto fare attraverso la cosa più semplice, l'immagine fotografica, il corteo storico di Pontassieve, che è una identità fra i tanti cortei della Toscana, ha voluto raccontare questa storia. È un modo originale perché i protagonisti sono i cittadini di Pontassieve, le belle facce, i personaggi particolari, ma tante personalità del mondo dello sport, della cultura e delle istituzioni fiorentine, anzi toscane. Lo abbiamo fatto mettendogli in posa attraverso alcune terzine che sono riportate nel libro, e la tavola vivente, cioè l'illustrazione di questo libro abbastanza originale, è realizzata appunto dalle persone. Ovviamente è stato abbastanza difficoltoso dover rivestire di foggia un po' strana questi personaggi con gli abiti del momento, ci siamo presi alcune licenze poetiche, ma è un libro davvero originale e particolare. A me è sembrata veramente geniale, perché Dante nella sua Divina Commedia parla con le anime, quindi con i defunti, e lui questi defunti li mette in carne e ossa e li fa vedere, quindi non è più un'immaginazione, ma ci fa vedere questi avvenimenti che sono citati nella Divina Commedia. Alessandro non è abituato a stupirci. Una volta fa il regista, una volta fa lo storico, una volta fa la presentazione di quadri, gallerie, eccetera, per cui non mi sono stupito più di tanto. Gli ho detto che l'idea è molto bella, poi si è fatta affiancare da questo formidabile fotografo che praticamente ha scritto il libro, perché con le sue fotografie veramente belle ha sfruttato la luce, gli atteggiamenti, ha curato nei particolari e ha fatto un'opera veramente importante. È davvero una bella occasione, questa mi fa veramente molto piacere essere qua per la presentazione di questo volume, di questo testo, che appunto è nell'occasione di un anniversario importantissimo, e abbiamo la possibilità di fissare questo importante evento attraverso un excursus, diciamo, di immagini bellissime che ritraggono nostri tanti cari amici del nostro territorio, del nostro comune. Quindi grazie ad Alessandro Sarti possiamo, ed a Palmiro Stanzucci naturalmente, possiamo avere la possibilità di aver fissato, insomma, queste immagini, attraverso queste immagini bellissime, questo importante anniversario. Questo volume sarà dedicato a una iniziativa benefica, è l'aspetto che poi rende ancora più bella questa pubblicazione, quindi sappiamo che
I proventi di questo volume saranno dedicati a finanziare i banchi alimentari del nostro comune, che sono portati avanti dalle associazioni del nostro territorio, del nostro comune, tra l'altro due delle quali stanno costituendo insieme all'amministrazione comunale, in collaborazione con il nostro sostegno, l'Emporio Alimentare, che è un altro importante progetto. Quindi davvero ringrazio Alessandro, ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questa importante realizzazione